Buongiorno, vi avevo promesso un video direttamente dal Kenya. Siccome noi in questo video parleremo della povertà africana, perché è endemica, c'è dappertutto ed è il disastro vero di questo continente, ho voluto iniziare da questa discarica. Questa è la discarica di Dandora, è la discarica più grande a cielo aperto di Africa, è una discarica che ha un perimetro complessivo di 5 chilometri, è una discarica che raccoglie tutti i rifiuti di Nairobi che vengono portati con i camion che voi vedete alle mie spalle. Questi rifiuti, ce n'è uno che sta passando adesso, se lo riprendiamo, ce n'è uno che sta passando adesso. Questo camion arriva nel luogo di destinazione dove gruppi di, diciamo, di raccoglitori, che sono le persone che voi vedete qui alle mie spalle, gruppi di raccoglitori cosa fanno? Si contendono il camion, lottano per avere il camion. Quando hanno lottato per quel camion, cosa succede? Succede una cosa molto semplice. Chi vince, che è un gruppo di persone, comincia a scaricare i rifiuti, ma i rifiuti non sono imballati, per capirci. Lo dividono e inizia la fase importante del riciclo. Io, per esempio, qui sono in un posto dove riciclano la plastica. Cioè tutta la plastica che c'è in quel camion arriva qua, plastica e cartone come vedete. Ebbene, uno di quei sacchi diventa merce di scambio e di soldi. Uno di questi sacchi vale, capiamolo, se va bene, vale 2 dollari. E significa che ci hanno lavorato un sacco di persone, significa che l'hanno lavato e preparato, l'hanno pulito, l'hanno riciclato, l'hanno inserito in un altro sacco che a sua volta verrà esportato spesso in Uganda dove riciclano la plastica. Un lavoratore che lavora qui in questa dump site, come viene chiamata, cioè in questa discarica a cielo aperto, ebbene, un lavoratore di fatto guadagna più o meno 1 dollaro al giorno per 10 ore di lavoro. Io sono qua con la mia organizzazione che ho costituito 15 anni fa, 16 anni fa anzi, qui a Nairobi. Noi lavoriamo qui nella discarica con un sacco di persone. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di portare i bambini, qui ci sono 6.000 bambini che lavorano in questa discarica, cerchiamo di portare i bambini alle nostre due scuole che abbiamo nei due slum limitrofi. Uno è Gorogocho alla mia destra e l'altro è Dandora alla mia sinistra. È una storia difficile da raccontare, è una storia di dolori, di gente che vive con 1 dollaro al giorno, che vive in baracche senza acqua, senza luce, senza servizi igienici e che cerca disperatamente di mandare i loro ragazzi a scuola. Perché se vanno a scuola comincia un fattore di educazione e forse in un futuro può cominciare anche un fenomeno, come dire, di piccolo ascensore sociale. Qui siamo diciamo, al livello più basso dell'ascensore, un livello tremendo che noi abbiamo conosciuto soltanto forse nel Medioevo, ma nessuno di noi l'ha mai visto. Eccoci qua, noi siamo in un meraviglioso posto, come vedete alle mie spalle, adesso che ha tutt'altra, diciamo, forma e differenza da quello che avete visto prima nella discarica di Nairobi, ma siamo sempre a Nairobi, siamo in periferia di Nairobi, vicino all'aeroporto. Qui noi abbiamo costruito, dico due cose per contestualizzare dove sono e che cosa sto facendo ovviamente, siamo in un orfanotrofio che con mia moglie costruì 16 anni fa e dove ospitiamo praticamente i ragazzi delle baraccopoli, quelli che hanno avuto la ancora maggior sfortuna rispetto a quelli che vanno nelle nostre scuole e chi sono sostanzialmente, sono quei bambini che sono maltrattati, che sono abusati, che sono malati e quindi noi li ospitiamo nel nostro orfanotrofio, ne abbiamo oggi circa un centinaio qui e con loro gli facciamo fare un percorso che li porta nell'education, cioè nella scuola, poi pian piano li porta nella scuola superiore che in questo caso è prevalentemente la cucina kenyota, che lo dico da italiano non è granché oggettivamente, ma però per ovviare non tanto al gusto, ma per il lavoro, noi poi abbiamo costruito, e ve lo farò vedere perché questo è un po' il nostro fiore all'occhiello, abbiamo costruito la chiamiamo Alice,
Italian Food Academy. Cioè per 4 mesi noi gli insegniamo con professori che vengono dalle scuole alberghiere italiane, noi gli insegniamo come fare gli spaghetti, le lasagne, la matriciana. Bene, questi ragazzi alla fine di questi 4 mesi, avendo 4 anni alle spalle di cucina kenyota, sono pronti a poter lavorare nei ristoranti di Nairobi che hanno tutti hanno dei piatti italiani. Anzi, non c'è ristorante ormai che non abbia piatti italiani. E quindi piatti italiani che nessuno sa fare. Quindi noi siamo, come dire, abbiamo aperto una specie di via di sicurezza. Tanto faccio un esempio. Ieri sera è venuto da noi l'ambasciatore che ho ringraziato, il cuoco che lui ha nella sua residenza è un cuoco che viene dalla nostra Academy. E così è, insomma, questa è la nostra storia, la potete vedere sui nostri siti, ma non è la ragione per cui vi parlo oggi. Oggi vi parlo per contestualizzare questo punto del video, che è la povertà endemica che ha l'Africa e il Kenya in parte. Parlo del Kenya prima. Il Kenya è un paese di 50 milioni di abitanti, non pochi. È un paese che grande in termini di dimensione, molto, come dire, centralizzato, urbanizzato. Nairobi ha quasi tra i 5 e i 6 milioni di abitanti. Tenete conto che però il 70% vive in baraccopoli che sono vicino a quei posti che attaccate, anzi a quei posti che abbiamo appena visto nel video, alla discarica o una vita non grama, gramissima, cioè gente che vive in 10, in pochi metri quadri, senza, come ho detto già prima, senza servizi igienici, senza medicine e spesso senza lavoro, perché il guadagno medio è un dollaro al giorno. E con 1 dollaro al giorno vivi poco, vivi male. E allora uno si domanda, ma che paese? Un paese ricco? Che cosa succede? Perché 1 dollaro al giorno? Allora, inquadriamolo. Così inquadriamo anche l'Africa. L'Africa è un continente che ha 1.380 milioni di abitanti. È l'unico continente che continua a sviluppare fino a fine secolo. Passerà nel 2050 2 miliardi e mezzo, passerà a 4 miliardi nel 2100. Tra il 2050 e il 2100 tutti i paesi del mondo declinano in termini di natalità, tranne il continente africano. Quindi a fine secolo noi avremo 4 miliardi di persone che saranno africane. E 4 miliardi di persone africane significano sostanzialmente che popoleranno questo continente, ma che, questo è il punto, saranno ancora molto, ma molto povere. E allora uno mi domanda, ed è giusto domandarmi, ma perché? Mi dicono che l'Africa è ricchissima, perché c'è questa povertà? Beh, questa povertà c'è perché di fatto la ricchezza non è distribuita. Allora di nuovo uno domanda, ma perché non viene distribuita visto che ce n'è tanta? E in Africa ce n'è tanta, perché l'Africa è ricchissima di materie prime, ne ha dappertutto. Noi abbiamo il problema del gas. Ebbene, la Tanzania, che è qua sotto, attaccata al Kenya, siede su trilioni di gas, per esempio. Quindi le materie prime sono la vera ricchezza. Ma il problema dell'Africa è uno e uno solo. È che i 54 paesi dell'Africa sono governati non male, malissimo. Ma dici male perché c'è, come dire, non sono abili nel mettere a posto i servizi, eccetera? No. Perché vige in Africa un concetto dittatoriale sostanzialmente della politica. Le persone in Africa sono in un sistema feudale, o sono dittature, tutte quelle del nord per esempio, dell'Africa, o sono, come dire, governi costituzionali, però dove per Costituzione il presidente di turno si allunga a vita la sua permanenza. Le libertà sono spesso negate, i diritti sono sempre calpestati. Ma soprattutto vige un concetto, quel che viene chiamato qui in inglese democracy capture. Cosa vuol dire democracy capture? Una cosa semplicissima. Vuol dire che un cerchio magico, un gruppo ristretto di oligarchi di fatto, ha in mano tutto il potere. E il potere è cleptocratico, cioè si porta a casa tutte le ricchezze. E quindi la gente, come dire, normale, non riesce ad avere nessun ascensore sociale,
o fa parte di quel cerchio magico, o si avvicina a quel cerchio magico, oppure non ce la fa. E quindi tutti quelli che noi abbiamo intravisto prima nel video che vivono là, là rimarranno, là moriranno, a $1 al giorno. Mediamente in Africa, il guadagno medio di tutta l'Africa, cioè prendendo il PIL dell'Africa, uno si domanda, ma è così grossa, avrà un PIL enorme, PIL vuol dire il fatturato per capirci dell'Africa, quanto vale? Beh, dopo la pandemia vale come l'Italia. Voi dite, tutta l'Africa uguale all'Italia? Sì, più o meno 2 trilioni di dollari, il 2%, meno del 2% del mondo. Allora uno si domanda, ma nel futuro aumenterà questo? Fin quando c'è questo tipo di politica, non potrà crescere. Perché i paesi crescono se ci sono i consumi e i consumi crescono se la gente guadagna. Se la gente guadagna, si arricchisce, comincia a consumare, a comprare beni, comprare case e via. Così come è avvenuto in tutto il mondo sviluppato, ma è avvenuto anche in Asia, che non era un mondo sviluppato. Ma l'Africa non è l'Asia. Prima perché l'Asia ha dentro la Cina, che è un paese, come dire, è una nazione, se io uso questa parola per capirci. Qui noi abbiamo 54 nazioni con 54 modalità differenti di operare in termini politici e sviluppo. Cominciano ad esserci anche i vecchi, perché la medicina, la farmacologia sta facendo miracoli. La mortalità infantile è molto diminuita, di bambini è piena l'Africa, tenete presente che la mediana dell'Africa, cioè l'età media africana è di 19 anni, quindi immaginate cosa vuol dire bambini dappertutto, mentre noi abbiamo le RSA, qui hanno gli orfanotrofi o hanno le scuole o hanno pochi quelli, asili nidi, fanno i pre-unit come viene chiamato qui, vanno a scuola prima, insomma 2 anni prima, 2 o 3 anni prima. Ma il concetto di fondo è che questo numero infinito di persone dovrebbe riuscire ad arrivare a consumare tanto, per poter far sì che i paesi crescano veramente bene e questa crescita porta ricchezza al continente, e questo continente porta ricchezza al mondo. Se questa cosa non ci sarà, l'Africa diventerà il problema del mondo, così come abbiamo il clima, così come abbiamo le disuguaglianze, avremo il problema africano. Tocchiamo uno dei tasti principali del nostro piccolo viaggio che facciamo all'interno del Kenya, che è quello dell'educazione. Voi vedete qua dei bambini piccolissimi. Siamo in una delle nostre scuole, siamo a Dandora. Dandora è una delle più grandi baraccopoli di Nairobi, ma è famosa per un'altra cosa, perché attaccata ad Dandora vi è la discarica più grossa a cielo aperto d'Africa. A 3 km da qua, non tanto, 3 km da qua ci sono le ville più belle di Nairobi, le ambasciate, tutto lindo e pulito. Questo invece è esattamente il luogo dove noi abbiamo iniziato questo video, cioè i bambini che vedete qui sono i figli di quella gente che lavorava nella discarica, a 3 km dalla ricchezza. Quindi quello che voglio dire è una disuguaglianza terribile. Una disuguaglianza che per un occidentale fa male proprio, fa male vederla, fa male sentirla, fa male guardarla. Guardi questi bambini, questi occhi meravigliosi e dici sono sfortunati. Ma sono sfortunati fino a un certo punto, perché loro hanno la possibilità di essere, tra virgolette, educati. E allora affrontiamo l'educazione, perché l'educazione è, direi, il driver principale del futuro di questo paese e anche dell'Africa. Se i bambini vengono educati, e se i bambini vengono educati bene, se i bambini vengono educati, lo dico anche in maniera dura, anche un po' a ribellarsi rispetto a un sistema non tanto scolastico quanto governativo e di gestione che è pessimo, se si educano possono diventare le scintille, le fiammelle di un loro ascensore sociale per uscire, diciamo, senz'altro dalla discarica, senz'altro dagli slum, ma possono anche pian piano diventare, come dire, persone, cittadini consapevoli,
dei loro diritti e del fatto che vivono in uno Stato che non dà quello per cui loro, anche se poco, pagano le tasse. Quindi l'educazione è principale. Tutto questo mondo gira intorno all'educazione. L'educazione ha un costo però. Ha un costo, il costo è poco per voi, però ha un costo che è si chiama school fee, in inglese vuol dire il compenso per la scuola, che ogni 3 mesi deve essere pagato. È una cosa che intorno ai 20-25 euro, stiamo parlando di queste cifre, però per uno che guadagna 1 euro al giorno sono tanti. E allora avviene un fenomeno che su cui noi per esempio lavoriamo qui in questo SLAM. Noi con le adozioni a distanza che facciamo paghiamo a questi bambini la scuola, paghiamo a questi bambini le uniformi, se sono malati automaticamente, come dire, devono essere curati, e noi abbiamo fatto degli accordi, una specie di assicurazione con gli ospedali, e devo dire che le cose stanno andando molto bene. Noi abbiamo bambini qui malati di sieropositività, in quanto i genitori avevano avuto l'AIDS. Negli SLAM, per capirci, il 25% ha l'AIDS, quindi è facile avere dei sieropositivi, o quelli che hanno una malattia che noi non abbiamo, ma in Occidente non abbiamo, ma in Africa è endemica, è l'anemia falciforme, che porta alla morte se non sei curato e se non mangi con la dieta giusta. I nostri bambini hanno questa possibilità. Più educazione avranno questi bambini, più ci sarà la possibilità di avere degli stati forti e degli stati con cittadini consapevoli. Vi ho parlato di educazione, adesso vi avevo parlato in una scuola con bambini piccoli, come avete visto. Adesso vi porto in un altro tipo di scuola. Li vedete alle mie spalle, li vedete tutti quanti, vedete, stanno lavorando, stanno preparando una cena per stasera. Sono tutti quanti dei promettenti cuochi italiani, di cucina italiana. Perché questo? Voi dite, siamo in Kenya, siamo in Africa, siamo a Nairobi, e in mezzo a questo improvvisamente vediamo una sfilata di potenziali cuochi di cucina italiana. Ebbene, è semplice. Con gli spaghetti si lavora. È così, con gli spaghetti si lavora. Nella nostra organizzazione, quella che io ho fondato, un giorno eravamo disperati perché avevamo tanti ragazzi che uscivano dalle secondarie, a quella che qui viene chiamata high school, e che cosa è successo? Succedeva che questi ragazzi non trovavano lavoro. Quello che viene chiamato disoccupazione, tasso di disoccupazione qui è intorno al 60%, giovanile, quindi non c'è lavoro. E noi eravamo abbastanza disperati, non sapevamo come farli andare avanti. Quindi li avevamo presi, non so, a 5 anni, erano arrivati a 20, dopo 15 anni non avevano il posto di lavoro. E allora ci si è detto, fermiamoci. Noi abbiamo detto, mandiamoli alle professionali e mandiamoli tutti a scuola di cucina. Tutti questi ragazzi hanno fatto 4 anni di scuola di cucina. Tutti quanti hanno fatto 4 anni di scuola di cucina kenyota, che peraltro è una pessima cucina, se vi devo dire la verità, però hanno imparato a cucinare. E noi abbiamo costruito su quella poi dopo un master che dura 4 mesi, fatto con il Carlo Porta di Milano, fatto con altre scuole alberghiere, che ci mandano i loro professori, che vengono qua a insegnare loro a fare la cucina italiana. E dopo 4 mesi fanno lasagne buonissime, fanno spaghetti buonissimi, fanno tutto quello che agli italiani piace. E nei ristoranti di Nairobi, credetemi, tutti hanno piatti italiani. E credetemi, loro non fanno a tempo di finire qua, che immediatamente trovano un posto. E poi per far di più abbiamo fatto anche un delivery italiano che serve tutta questa zona e sta andando molto bene. Io qua a Amisi, vieni Amisi. Amisi è qua con me da quasi 16 anni, è stato uno dei primi. Ha fatto tutte le scuole qua, ha lavorato, ha fatto il... E adesso lui sta dirigendo, si chiama Eat in Italian, un delivery italiano. È un'avventura bellissima, siamo agli inizi. Si fattura anche poco, ancora, ma sono certo che sarà un successo. Quindi questo è un piccolo esempio, grazie Amisi, thank you very much, give me 10,
Sono sicuro che diventerà una cosa interessante. Lavoro di Amise, ovviamente, ma io ho usato questo esempio, che è un esempio nostro, ce lo siamo inventati. Sta andando bene, è piacevole, come voi vedete, la cucina è magnifica. Un piccolo master chef con cui ho voluto chiudere questo video, ma per dirvi che è bello creare lavoro con la nostra capacità italiana di inventiva. E questo si può fare, così come si può fare preparare delle persone per portarle da noi a lavorare da noi, perché ne avremo tanto bisogno, visto che l'Italia a breve dimezzerà la sua popolazione. Al prossimo video, quindi, grazie mille di tutto e spero che vi sia piaciuto questo viaggio un po' veloce in mezzo alla grande povertà di questo paese. Grazie mille.